Ciao ragazzacci, bentornati sul canale di Enzo, PlayStenzo. Ragazzi, che vogliamo fare? La vogliamo proseguire questa carriera o no? Dite voi, come volete voi? Se non la vogliamo proseguire, non la proseguiamo. Come avete visto nella scorsa puntata, veniamo da un brutto periodo, due partite negative, soprattutto quella con l'Atalanta, che purtroppo ci hanno scattato un gulp. Allora, come vi avevo promesso, aiuto. Proviamo la difficoltà massima, la difficoltà superstar. E vediamo che minchia succede. Tu dici, ma hai pareggiato con la Cremonese, ma vai a mettere la difficoltà massima. Proviamo solo per questa. Col Frosinone, che è già un avversario abbastanza chi te stravivo, diciamo così. Vediamo un po' la squadra, vai, vediamo subito. Allora, Ba e Sigurdsson stanno fuori forma, ma a noi non ce ne frega veramente niente. E i facciamo lo stesso. Ma sì, va, che me ne frega a me scatta. A vita morì, a vita scatta. A vita scatta un gulp. Ragazzi, vediamo di riprenderci, dai. Nonostante la difficoltà superstar. Quanta cazzotta che ci hanno a manamo. Ci hanno a metti i pit mock, ci hanno a metti. Già me lo immagino. Guarda che bel campo, guarda che bel campo, guarda. Hai capito il Frosinone che bel campo che ha, che bel prato verde. Me ne va, facci da parte che vi stringi la mano, che vi schifate, sapete, che vi schifate, curva nord indomabili. Sciamise. Vai, via, si parte subito, vai. Vediamo se facciamo figure di merdaccia o se comunque ci riusciamo a mantenere una certa dignità. Non lo so, mo vediamo, ragazzi. Attenzione, attenzione Floccari. Madò. Buono. Obi. Ma che fa? Obi ha chiesto. Oh, attenzione. Qua si comincia a vedere la difficoltà superstar. Chi destravi? Da stu bastardo. Sigurdsson. Con l'esperienza. Ragazzi, ma sta tind, ma tind. E qua è il minimo errore. Cioè, strafaccene. Qua è il minimo errore. Succede un patatra. Madonna che taccarete, Floccari. Mamma, l'ha pigliata in mocca Dani Rodriguez. Lui già te ne aveva bocca tutta storta, Dani Rodriguez. Scusa, Dani. Io con la pallone, invece dice, mamma mia, attenzione. Ma come si fa a fare stronzate? Ne. Vai, Letizia. Ma meno male che c'ho a voi che mi insegnate le cose, comunque. Che a Letizia lo chiamavo Letica. I playoff pensavo che non c'erano. Attenzione. Qua andava tutto che decena. Attenzione. Bravo. Bravo Letizia. Bravo. Bravo Letizia. Cioè no, non è che è difficile. Però insomma, te la fanno cagare. Un gol tu fanno cagare. Ragazzi, è andato il sole. Si vede ancora la mia faccia. Speriamo di sì. Che sennò veramente facimi. Attenzione a Floccari intanto. Mado Floccari. No, quello era Maldini, era Maldini. Cioè, Maldini, mamma mia, Maldini, bozz, sbaglianini. Oh, mamma mia, mamma mia. Oh, vita crustra, merda, tornato. Non è possibile. C'è una cosa, ho sbagliato, l'hanno bucato. Guarda là, mamma mia. Cioè, guarda quell'altro, imbecille. Chi è? Ma la ghia licenziata, chi è quel bastardo? Quello con le scarpe rose. Che a parte, chi è che tiene le scarpe rose in Doforge? Già per questo la chiamo multa. Già che tiene le scarpe rose, già la chiamo multa. Ah, Germinio, Germinio. Cioè, ancora mo me ne sono accorto che Germinio c'ha le scarpe rose. Ma veramente si ma fa. Germinio. Mi cagato giù un midollo, mi cagato. No, raga, io torno a campione, ve lo dico. Va avviso. Ma questo ce la facciamo così. Ce lo prendiamo nel deretano e ci stiamo che non fa. Vabbè, non prendiamo una palla, però. Germini, Germini. Tu vanno a cogli i pomodori, Germini. Attenzione a Floccari. Ma non manchi i passaggi, riesci a fare da qui là, devi. Oh, Obi, Abba, ma come cazzo ti chiami tu? No, non è possibile, questo non lo accetto. Non lo accetto, dai, ma che veramente. Si è fatto buca come un imbecille, Letizia. No, lui no. Campionato falsato. Cioè, guarda là, ma che deve veramente? Lei tizza non ha neanche fatto la parte. Vabbè, questa. La facciamo, che ma fa? Sì, vabbè, però va lì. No, non ma fa manchi deficiente, però, eh. Che cazzo, non mi aspettavo. Oh! Martins, Martins! Martins!
Buona! A fangulo a patata da Martins, va! Bella, mamma mia! Si va! Ghiappattata, va va! Quanto siete belle! Buona, buona! Il Foggia c'è! Che perché mai è rimasta una è rimasta... Attenzione, va! Oh! Aveva sbagliato lo stop, va! Meno male che è finito il primo tempo! Due tiri e un gol il Foggia! È maluto il Foggia! Oh, Sigurdsson! Te metto l'occhio, Sigurdsson! Te metti lento a contatto, te ne... Ma Floccari, che ci sto fare? Oh! Maldini vede Martins, è scattato però, sì! Oh, è che l'anno, ma miseria! Attenzione, no, 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 ma... No, non è possibile! Ma come si fa? Ardemanni, po', d'ardemanni! Ma dai, ma per piacere, va! Angolo a chi te è morto, mannaggia! Che ma fa, Valiu? Questa è la difficoltà, vedono poco. La difficoltà in sé per sé non è neanche proibitiva, è secondo me la difesa che... La difesa a tre che non va bene. A buscami i gol, mi faccia. Se noi con una difesa a 4 già potremmo dire la nostra. Non lo so, mannaggia, perché la difficoltà... Cioè, mi piace questa difficoltà, è giusta. Perché a campione gioco solo io, quello che mi dolo. È vero che non è che segno tantissimo a campione, però non attaccano loro. Cioè, non lo so, una via di mezzo non ci sta. Non potevano fare una via di mezzo, no. O c'è cioè, Otan scatta un gusto. E ci siamo picchiati tre paparelle dopo fino. Che ma? Maldini, angolo mi sa, eh. Vai calcio d'angolo, va, vedi. Min mitz tu pallone, va. Andomino. Ma to Floccari, mannaccia. Angolo, un altro angolo. Dani, mannaccia, chi te vette, chi non ti sprambaccio, mannaccia. Madò. Maldini! Mamma mia! Maldini 3-2. È più tosta, è più avvincente. Dobbiamo solo vedere... Mamma che gol! Dobbiamo solo vedere di non subire gol, dobbiamo perfezionare... Finisce così. Dobbiamo vedere di perfezionare la difesa. Che quello è il difetto. Bellissima partita però, eh. Abbiamo perso, mannaccia. Miseriaccia boy. O la borca valera, mannaccia. Mo ci cominciamo, voi. Cominciamo a fare scemo, mo. Va bene, dai. La prossima col Brescia. Peggio ancora, penso. No, fammi vedere la classifica. Brescia è terzo. Andiamo a vedere il Brescia che dice, va. Vediamo sto Brescia. Andiamo subito. Ah, ragazzi, ho mandato la... Come si dice? L'offerta per Kragl. Vediamo cosa dice. Vediamo se accetta. Eccolo, ha risposto. Kragl, le trattative si sono arenate. Kragl, già lo sai cosa ti voglio dire. Oh, ma qua la difesa sta come... Stanno come i Sandaril, stanno. Come sta Gavazzi, per forza. Sigurdsson, non lasciamolo, perché sennò veramente, i maffonesci come quelli che giocano e perdono. Qua sulla fascia non so chi mettere, quindi Rodriguez. Ehi, qua. E in attacco, mi schiaffiamo a dell'agnello, va. Dovremmo far riposare un po' Floccari, però da. Ce ne frega niente Floccari. A pagare lo pago, quindi... Oh, you. Odono voi, Floccari. Eccoci qua. Siamo tornati allo Zaccheria, in casa. Via, partiamo, dai. Ho lasciato la difficoltà superstar, ma vediamo. Mamma mia, stavo già per bestemmiare, uè. Maldini cosa fa? Ah, oh, quello fa l'arbitro. Quando te le pigli tu, patentino? Quando te le pigli da candeloro, patentino? Oh, rischia il rigore, cavazzi. Però bravo. Mamma mia, Febas. Scatta Febas. Ci prova Febas. Comunque, ridi e scherza, sono già tre partite che non vinciamo, eh. Le partite sono più belle a Superstar. Almeno quella di prima mi sono divertito di più. Quindi io sono più propenso per lasciare questa. Attenzione! Mamma mia, Floccari! Dicevo, io voglio lasciare questa. Mi diverto di più. Mi sono divertito un sacco nella partita di prima. Però, insomma, se facciamo a buscare i gol come i Sandaril, manca bune. Attenzione, mamma mia, scoperti dietro. Ehi, sveglia, Sigurdsson. Vabbè, va, faccio buono, va. Tira dell'agnello, tira, etra. Quando dico che etra. Quando schiaccio quadrato, etra. Se no che lo tengo a fare un tasto. A sto punto fa quello che vuoi tu. Che te che dici dell'agnello? Madonna mia, liscio Floccari, madonna mia. A Floccari ci aggiava sto stipendio, eh. Si già facendo nervosi.
Cos'è che sti pizza da merda? Non sbagliano niente, quello è. Punizione, ma che ci hanno subito? Damma de Sena c'è il Brescia. Comunque il Brescia è forte, eh. Mo. De Germinio, però te. No, te sta fermo, Germinio. Ma fischitto tu cadenirvi, cosa che fu. Floccari se ne va! Floccari se ne. Se ne va. Se ne va c'è nel senso che si ci muren. Attenzione! Madonna, non ci arriva dell'agnello! Madonna mia, non si può però. Che l'anima della miseria di chi destra vive però, mannaggia. Là bastava che allungava la coscetta dell'agnello. Stanno fanisti, basta. Va. Secondo tempo, va. Va, obilivu, pallona, muzzochio, bimuzzochio. Attenzione! Oh, mamma mia, pensavo che era gol. Floccari tra poco lo cambiamo, lo sostituiamo perché sennò questo perdiamo. Capace che gli viene qualcosa in campo, che si maluso. Ah, che se ne è bruso per la cuscetta. Bravo Cavazzi. Oh, ma stu Cavazzi. Fes. Febas, ottimo. Salvi. Che gol. Che gol ha fatto Salvi. Va Lelluccio, va. Va Lelluccio, caccia la pinga da fuori. Lelluccio. Mamma mia. No, ragazzi, che gol ha fatto. Che gol ha fatto Salvi. Questo muppen in camere. Muppen. Ma vedola, vedi. Pam! Che madonna di gol che ha fatto. Stu basta. Sì, no, comunque ha magagna Floccari, eh. Sta proprio morendo. Ogni volta che tocca palla Floccari si accende la sirena dell'ambulanza che sta a bordo campo. Nel senso che non si sa mai, può succedere di tutto appena tocca palla Floccari. Meglio che i medici stanno subito pronti. Evitiamo complicazioni, mettiamo a Martins. Anzi no. Sì, mamma mia, mettiamo a questo, va. Così che ti dico che questa è la difficoltà giusta. Aia, oh, ma che te, oh. Attenzione, là. Attenzione. Sì, Curson, mamma mia, comanda lui oggi dietro. Attenzione, Cavazzi. Oh, Cavazzi, bravo. Bravo, Cavazzi, bravo. Stu Cavazzi, io che me chiede ba. Buona così, mamma mia. Pigliate in do stomaco a Maldini. Finendo la partita, sta finendo. Germinio, non fare cazzate, bravo. Bravo, la svirgola. No, la prende. Attenzione, mamma mia. Voghi mancava, te è buona. Buona così. No, mamma mia, Letizia. Però niente, ci tengono assediati. Come si dice? Che succede? Che cos'è? Connessione a server interro. E che mi fa? Ce ne frega niente della connessione. Qua l'unica connessione che abbiamo perso è la mia. E qua un cervello. Mo la dobbiamo chiudere in attacco, eh? Febas sbaglia. Uno sbaglio potevi fare e l'hai fatto. Bravo Febas. Fischia arbitro. Fischia. No, devi fischiare arbitro. No arbitro, si popano pizza di merda. Scusami, eh. Con tutto il rispetto. Con il dovuto rispetto, mamma mia. Cioè tu pensa se segnavano. La vaschetta spara. La vaschetta spara qua, uè. All'arco. Ah, è finita, ragazzi. È finita. Abbiamo vinto, però, ragazzi. Sta difficoltà è bellissima. È fantastica. Ok, ho sudato, ma abbiamo vinto con la difficoltà superstar contro il Brescia. Che non è una squadretta, un Brescia. Voglio dire. Vediamo la classifica. Oh, ottimo. Ci avviciniamo tutti. Cortissima, comunque, la classifica. Fino a metà stiamo tutti là, ma guarda là, è cortissima. Cioè, comunque, fino al 14° posto è, tra virgolette, ancora aperta la situazione. Va bene, ragazzi, sono contento. Cacchiate, devo dire la verità, sono contento. Vediamo la prossima con la Regina. Andiamo a Reggio Calabria. Regina e Empoli abbiamo. Altre due belle partite. Vabbè ragazzi, fermiamoci perché sto stanco. Sto veramente stanco, sgacciso. Ci vediamo alla prossima puntata. Voi mi raccomando, continuate così ragazzi. Mi state piacendo un sacco. Siete veramente forti. Mi riempite di commenti e sono troppo contento di sta cosa. Io lo faccio proprio per questo, ragazzi. Allora, mo leggo. Mi stanno arrivando i commenti in diretta. Siete tanti, ragazzi. Leggo gli ultimi commenti in diretta. C'è YoungGamer07 che dice: sta carriera meriterebbe di più che 20 visualizzazioni. Ma tipo 1000, grazie. Grazie YoungGamer. Poi Giacomo Antonica mi dice: grande Enzo, mi sono iscritto, meriti un sacco. Grazie Giacomo. Poi il solito Andrea Tornatore, il nostro amicone. Da tifoso del Palermo, Frosinone sono sempre brutti ricordi. E infatti...
Poi Falce dice: "Sei il pugliese più forte di tutta YouTube Italia." Bene, esagerando. Da Cerignolo un bacio con furore. Ma un bacio a te, Falce. Elio Antonacci dice: "Efregni, frasi, nu boss, tu sei un boss." Ricordatelo. Antonio Procaccino, Waliu, Foggi o Meli. Isod Foggi, Forza Foggi, sempre. Nicola P, Uè Enzo, Zafò, per sempre. Poi Dode di Sansevero dice: "Sansevero c'è." Sansevero è sempre presente comunque. Ragazzi, vi voglio bene. Un bacio a Sansevero. Alyosha Biondi, uno degli ultimi iscritti, dice: "Enzo, sempre più interessante questa serie." Vut, vut. Beda, grande Beda anche. Grande Enzo, secondo me dovresti fare video più lunghi proprio perché li viviamo al meglio. So che è difficile, ma sarebbe più bello. Infatti, adesso li sto facendo così. Ho preso proprio ispirazione dal tuo consiglio. Ok, vabbè, poi ci sono altri commenti. Roberto Leccese dice: "Porta i video delle reazioni delle partite del alle partite del Foggia." Questo non lo so se riesco a farlo. Lo vorrei fare. Vediamo. Spero di riuscirci. Vabbè ragazzi, questi erano un po' commenti vari, non li ho letti tutti perché siete tanti comunque. Vi voglio bene ragazzi, vi voglio veramente bene comunque. Ci vediamo alla prossima allora ragazzi, un bacio, ci baciamo qua. Grazie mille per il supporto e ci vediamo alla prossima puntata con il nostro carissimo Foggia. Ciao, un bacio.